velature sono praticamente acqua colorata che viene sovrapposta per passare il tono, cioè nel senso renderlo più scuro o più cromatico, eccetera. Qui le velature sono state portate via, perché nel restauro la prima cosa che si fa, e in questo caso è lavare il muro, ma si lava con acqua di calce, che è un'acqua propriamente che nasce dalla calce che viene mischiata all'arena per poter creare lo stucco dove l'artista deve dipingere. Adesso questo lo vedremo, perché vi mostrerò uno spezzone dove proprio mostra la tecnica dell'affresco che molti non conoscono, ma che confondono con il murales, che è un'altra cosa completamente diversa. Michelangelo che rompe la materia, filosoficamente parlando, rompe la scultura per liberare l'aria. È grande il processo di passaggio, no? Queste riflessioni vanno fatte, cioè è difficile parlare di un grande artista dedicandogli soltanto poche ore, pochi momenti, ma sono questi tipi di riflessioni che ci aiutano a capire poi dove sta la grandezza, perché non è, diciamo, che il talento lì sa disegnare un corpo, sa dare il muscolo, l'energia, no, è tutto ciò che lei, tu, lui, noi riusciamo in una conversazione a costruire intorno a lui, per capirlo meglio. La sua domanda mi porta a cercare anche a me ulteriormente nuove risposte che non mi ero mai dato.